Ecco un esempio di come una lingua può essere potentemente espressiva. A Sophie piaceva raccontare di come Nathan le avesse salvato la vita. Il loro incontro era stato per lei un miracolo. Poiché non potevo fermarmi per la morte, lei gentilmente si fermò per me. Il carro non conteneva che noi stessi e l'immortalità. Versi, versi, non è già abbastanza difficile lingua, dovrebbe insegnare lingua parlata, e invece lui legge poesia, sempre poesia. La bellezza della lingua quando essa viene usata da artisti. Vi aspetto tutti la settimana prossima, ma mi raccomando, non vi dovete scoraggiare. Vedrete, un giorno vi sveglierete e scoprirete di essere padroni della lingua. Scusi, chi ha detto che ha scritto quella poesia? Dickens. Emil Dickens. Grazie. Dziękuję. Proszę bardzo. Noi sveglieremo, Dobre. Dice. Giusas. Io voglio solo guadagnarmi vita con sua lingua assurda. Si sente bene, Miss Zlavistowska? Sì. Grazie, sto molto bene. Solo un poco stanca. Ho notato che ultimamente, beh, ha un'aria delicata. Spero di non essere troppo invadente. No, no, io... Può aiutarmi con questa? Certo. Grazie. Grazie per sua... interesse. A domani. Scusi, signore, può dirmi dove... dove sarebbe una lista di autori del secolo XIX per... trovare scritti di poeta americano, nome... Emil Dickens, prego. C'è un catalogo nella biblioteca. Ma non troverà quello che lei cerca. Perché non trovo quello che cerco? Perché io non devo trovare? Charles Dickens è uno scrittore inglese. Non c'è un poeta americano che si chiami Dickens. Mi scusi, ma no, c'è, sono sicura. È poeta americano. Emil Dickens. Senta. Dickens. Gliel'ho detto. Non esiste e basta. Vuole che le faccia un disegno? No. Che cos'è? Non capisce? Oh, grazie. Ecco. No. No. Non si agiti. Non si agiti. Stia distesa. Lasci che il dottore si occupi di lei. Lei è così bella. Sì. Come fa ad essere così bella? Sto male. Tanto male. Credo ora muoio, sai. No, 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 no. No. Il polso. Il polso va bene. È regolare. Lei vivrà fino a 100 anni. Thank you.
perché sono così stanca. Bisogna far tornare un po' di colore su quella sua stupenda carnagione bianca. La porterò da mio fratello. Mio fratello è il miglior dottore che esista. No, ma lei... Credeva che fosse un dottore? No, no, sono un biologo. Ha mangiato abbastanza ultimamente? Sì, oh sì, io ormai... Ormai 6 mesi sono in America e... Così mangio più bene ora di tutta mia vita. Beh, potrebbe aver avuto una carenza di ferro senza possibilità di riprendersi. Senta, adesso vado via. Ma posso tornare più tardi? No, non risponda. Tornerò. Ok? Sì, ok. Da quanto tempo è lì? Il tempo di preparare la cena. La trovo molto meglio. Dio, ma cosa ha fatto qui? È bellissimo. C'è fegato di vitello. Preparato alla veneziana. Con uno speciale trito d'aglio. Carico di ferro. E i porri. Pieni di ferro. Inoltre, migliorerà il timbro della sua voce. Lo sa? Nerone si faceva servire i porri ogni giorno per rendere la voce più profonda. No, non sapevo questo. Così poteva canticchiare mentre vedeva Seneca tirato dai cavalli e sguardato. Lasci che l'aiuti. No, no, lei non deve muoversi. Madame, prego, gusti il vino. Chateau Margaux Grand Cru, 1937, mio Dio. Un giorno speciale, un vino speciale. Quando tu vivi la tua vita ottima, come santo, e poi tu muori, questo per premio lo fanno bere a te in paradiso. Thomas Wolfe. Spusco domovi agnegno. Guarda verso tua casa, Angelo. Oddio. Che effetto fa Wolfe in polacco? Nie. Kamu liść nie odna leżone drzwi. Un sasso, una foglia, una porta misteriosa. O kamieniu. Di un sasso. O liściu. Una foglia. O dwiach, una porta. Una porta. I o wszystkich zapomnianych twarzach. E di tutti i visi dimenticati. Tutti i visi dimenticati. Dio, questo è divino. Sentire Thomas Wolfe letto a voce alta in polacco. Già, è divino per me anche sentire quel Wolfe letto in sua lingua. Se quel povero bastardo di Wolfe l'avesse sentito a voce alta in polacco, l'avrebbe scritto in polacco. No, non credo. Ah, sì. Ah, sì.
Lei era... era in un campo di concentramento? Sì, non ci... non riesco a parlarne. Mi scusi. Io ho il vezzo di ficcare sempre il mio nasone là dove non sono affari miei. Io... voglio tanto conoscerle. Diventarle amico. Emily? Emily Dickinson? Lei è donna? Oh no, oh no. Proprietà di Nathan Landau. Nathan è lei? Sono io. Oh, suo libro. No, è suo. Grazie. Grazie. Ampio fai questo letto. Fallo con molta venerazione. Lascia che attenda che l'ultimo responso sia eccellente e giusto. Sia il suo materasso dritto e il suo guanciale rotondo. Fai che nessun giallo rumore del sorgere del sole interrompa questo istante.